Venerdì 31 ottobre, benvenuti alla prima edizione del TG4 di Telecupola, la consueta finestra di approfondimento su fatti ed eventi del Nord-Ovest, in particolare Piemonte e Liguria di Ponente. Si va verso un fine settimana dei santi e dei defunti caratterizzato dal maltempo, piove intensamente in pianura, nevica in montagna, nel Cunese, coltre bianca di 30 cm ad Argentera in Alta Vallestura, qualche centimetro di neve anche a Entracque. La pioggia è mista a neve in Valle Vermenagna fino a Vernante, nevica a Limone Piemonte. Si consiglia massima prudenza sulle strade collinari e di montagna. Intanto parte il ponte di Ognissanti. In auto e sotto la pioggia. Si profila così il weekend di Ognissanti, con traffico in aumento sull'intera rete autostradale e previsioni meteo che indicano maltempo un po' ovunque. La previsione di traffico intenso di Autostrade per l'Italia, anche in considerazione del calendario. La giornata festiva di Ognissanti cade di sabato e le prime partenze sono previste stasera. In tanti si sposteranno per raggiungere i parenti e i luoghi di origine o per la tradizionale visita ai defunti del 2 novembre. Gli spostamenti saranno tuttavia favoriti dal blocco della circolazione dei mezzi pesanti, venerdì dalle 16 alle 22, sabato e domenica dalle 8 alle 22. Le autostrade più battute saranno la A1, la A14 e i tratti autostradali che convergono sul capoluogo ligure. I rientri in città si concentreranno invece nel pomeriggio di domenica, ma sia sulle partenze che sui rientri graverà l'inclemenza del tempo, che durerà almeno fino alla metà della prossima settimana. Nubi e piogge sono previste su molte regioni, in particolare. L'intensa perturbazione che ha raggiunto il nostro paese anche domani porterà nubi su quasi tutta la penisola, con piogge soprattutto al nord e regioni tirreniche, nevicate sulle Alpi e venti forti su tutti i mari. Siamo alla cronaca. Una donna di 70 anni, Luigia Mastro Simone, è stata trovata morta ieri sera nel suo appartamento in via Cherubini a Torino. Aveva le mani e i piedi legati e sul corpo era stato messo un tappeto. Non è ancora chiaro come la donna sia stata uccisa. Una delle prime ipotesi è che sia morta per asfissia. A scoprire il cadavere è stata la figlia della donna che era andata a trovarla. La vittima e il marito sono ex operai in pensione, abitavano in un'area del quartiere Barriera di Milano, nella periferia nord di Torino, in uno stabile recente e in buone condizioni di manutenzione. Gli investigatori starebbero vagliando anche l'ipotesi riferita nel palazzo di due uomini che sarebbero stati visti uscire dal condominio proprio nelle ore in cui la donna è stata uccisa. Nel giorno dello sciopero della scuola, oltre al milione di manifestanti nella capitale e ai cortei del capoluogo lombardo, studenti e insegnanti sono scesi in piazza in tutta Italia. In piazza sfottò le proteste creative anche qualche momento di tensione con l'occupazione dei binari ferroviari in diverse città. A Torino 100.000 persone in piazza, secondo gli organizzatori. Tra gli slogan, Maria Stellina, la tua riforma è una rovina e il futuro dei bambini non fa rima con Gelmini. Ad accompagnare gli studenti medi e universitari e i lavoratori della scuola in protesta c'era l'orchestra del Teatro Regio, che ha eseguito musiche di Verdi e di Rossini. La lotta non si fermerà, lo dicono gli studenti del Politecnico di Torino che hanno partecipato alla manifestazione contro la riforma della scuola e Italia all'istruzione. Circa 3.000 persone, tra studenti, dottorandi, ricercatori e personale ATA, che dalla sede del Politecnico hanno raggiunto il centro del capoluogo piemontese, dove si sono poi mescolati agli altri manifestanti. Circolazione paralizzata, migliaia di ore di produzione dagli automobilisti rimasti imbottigliati nel traffico perse, inquinamento alle stelle. Sono questi, per il capogruppo di Forza Italia in Regione Piemonte, Angelo Burzi, gli unici risultati ottenuti dalla manifestazione di Torino. Per Burzi si è assistito a un corteo privo di idee, a eccezione di quelle con le quali il centro-sinistra da una parte e le corporazioni sindacali della scuola dall'altra hanno infarcito strumentalmente la testa di studenti, ricercatori e genitori, aizzandoli contro una riforma che metterà fine agli sprechi e rilancerà il settore della formazione. Proseguiamo con la cronaca. Ancora due arresti per la rapina da 30 milioni di euro messa a segno il 31 agosto scorso con un assalto alla sede Mondialpol di Vigliano Biellese. A Somma Vesuviana, nel Napoletano, i carabinieri di Castello di Cisterna e di Biella hanno fermato Giovanni Dimitri e Salvatore Della Ratta, due imprenditori impegnati rispettivamente nel settore edilizio e caseario. Complessivamente sono finite in carcere 11 persone, tra cui una guardia giurata in servizio il giorno della rapina e un poliziotto. L'altro ieri il procuratore capo di Biella, Adinolfi, aveva detto in una conferenza stampa che la banda non era ancora stata completamente sgominata. E un uomo di una trentina d'anni ha ucciso questa mattina verso le 7.30 il padre e ferito gravemente la madre. È accaduto a Ghevio, frazione di Meina, paese sul Lago Maggiore, nel Novarese. I carabinieri sono intervenuti e hanno fermato l'uomo. Secondo una primissima ricostruzione, Ilari Aldo Vigorelli, persona con un carattere introverso ma che non aveva mai dato segni di squilibrio, ha afferrato, colto da un raptus, un coltello da caccia e poi ha colpito prima il padre Luigi, poi la madre Franca. All'arrivo dell'ambulanza per il padre non c'era più nulla da fare, mentre la madre respirava ancora. Le condizioni della donna sono tuttavia gravissime.
Cronaca dalla Liguria, 10 ordinanze di custodia cautelare in carcere per traffico di centinaia di chili di hashish tra la Spagna e l'Italia, gestite da una 60enne romana residente nel paese iberico, sono state eseguite stamane dai carabinieri del nucleo investigativo di Imperia nelle province di Imperia, Savona e Genova. 7 dei destinatari delle ordinanze erano già in carcere perché arrestati nei mesi scorsi in flagranza di reato, tra di essi la donna accusata di gestire il traffico di droga. Nel corso delle indagini, avviate un anno fa sotto la direzione della Procura della Repubblica di Sanremo, sono stati sequestrati 130 kg di hashish e una pistola con relative munizioni. Per ridurre i rischi al passaggio della frontiera di Ventimiglia, l'organizzazione suddivideva a Nizza il carico di hashish in pacchi da 10-20 kg, nascondendoli a bordo di auto insospettabili. Ancora a cronaca, tamburo battente, con l'accusa di traffico di droga, la polizia ha arrestato ad Alessandria Salvatore Nanfaro, 50 anni di Vittoria, nell'ambito dell'operazione denominata Tsunami, eseguita nei confronti di organizzazioni che gestivano il traffico di sostanze stupefacenti nel Ragusano, con ramificazioni in diverse regioni italiane. A Nanfaro i poliziotti hanno notificato un ordine di custodia cautelare, l'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Alessandria. Torniamo nel Cuneese. 5 ordigni inesplosi, risalenti forse alla Seconda Guerra Mondiale, sono stati trovati vicino al MIAC, il mercato agroalimentare di Cuneo, durante le operazioni preventive di bonifica su un terreno dove dovrebbe sorgere lo svincolo di uscita dell'autostrada Cuneo-Asti. I responsabili in comune hanno già fatto sapere che si tratta di bombe attualmente inerti, dunque non sarà necessario sfollare la zona. Gli artificieri hanno provveduto a mettere in sicurezza gli ordigni per poi distruggerli in un'area idonea, forse il 4 o il 5 di novembre. La cittadina di Poirino, nel Torinese, famosa per le tipicità enogastronomiche come la tinca gobba dorata del Pianalto, ha voluto ricordare adeguatamente il martirio dei 19 italiani caduti a Nassiriya, in Iraq, il 12 novembre 2003, una drammatica e impietosa pagina di storia che nessuno dimenticherà. In loro ricordo un monumento, una stele e una solenne cerimonia. L'anniversario della strage di Nassiriya e il prossimo 12 novembre sarà il 5° anniversario, porta il nostro animo a ricordare quei caduti, militari e civili, la cui tragica scomparsa ferì l'animo di tutti gli italiani, che in quel momento acquisirono maggior coscienza del sacrificio compiuto per la difesa dei valori della pace e della democrazia. Questi uomini, 12 carabinieri e 5 militari dell'esercito che partecipavano alla missione Antica Babilonia, ma è doveroso ricordare anche i 2 civili e l'imprecisato numero di innocenti iracheni che il 12 novembre del 2003 hanno perso la vita, questi uomini sono andati avanti, come direbbero i loro commilitoni, per tutelare quegli interessi di convivenza comune, di fratellanza e di pace che troppo spesso vengono perseguiti solo sulla carta e a livello ideologico. I nostri fratelli hanno dato la loro vita, io sono testimonianza vivente, hanno dato la loro vita per salvarci. Io sono sicuro che dall'alto ci proteggono, così come hanno protetto noi in quel frangente lì. Non saprei proprio più cosa dire. Noi vi ringraziamo veramente di cuore, con il cuore che mi batte forte, abbiate pazienza. Grazie. Cerimonia commossa quindi a Poirino nel Torinese, spazio adesso al sole, alla luna, ai mercati e ai santi del nostro consueto almanacco del giorno. Oggi, venerdì 31 ottobre, il 305esimo giorno del calendario gregoriano, mancano 61 giorni alla fine dell'anno. Il sole è sorto alle 6.40, tramonta alle 17.06, la durata del giorno è di 10 ore 26 minuti. La luna sorge alle 9.20, tramonta alle 18.10. Oggi la Chiesa Cattolica festeggia San Wolfango di Ratisbona, vescovo. Nato nel 924 in Svezia, diventò monaco a Giesendal. Inviato missionario in Ungheria nel 971, l'anno successivo fu eletto vescovo di Ratisbona. Riorganizzò la diocesi e operò per la sua prosperità fino alla morte, che giunse nel 994. Tra i nati celebri del 31 ottobre spiccano il politico italiano Giuseppe Amato, il filosofo italiano Salvatore Beca, l'attore e sceneggiatore irlandese Stephen Ree, l'ex calciatore, ora allenatore di calcio, Alberto Bigon, l'attore italiano, scomparso alcuni anni fa, Franco Gasparri. I mercati del sabato in provincia di Torino propongono le piazze di Alpignano, Andezeno, Carmagnola, Collegno e Forno Canavese. Nell'Alessandrino, Arquata Scrivia, Casal Cermelli e Castellazzo Bormida. Nell'Astigiano, Cocconato, Monbaruzzo e Valfenera. Nel Biellese, Candelo, Coggiola e Crevacuore.
Nel Cuneese mercati del sabato ad Alba, Saluzzo, Pagno, Dogliani e Castelletto Stura. Nel Novarese ad Armeno e Bellinzago. Chiudiamo con i mercati del sabato nel Ponente Ligure, in provincia di Savona, Lassio, Calice Ligure, Millesimo, Pietra e Varazze. Nell'Imperiese, Oneglia, Pigna, Sanremo e Taggia. Conclusione dedicata al proverbio del giorno in lingua piemontese. Fioi cit, fastidi cit. Fioi grand, fastidi grand. Figli piccoli, fastidi piccoli. Figli grandi, fastidi grandi.